tantissimi saranno i cantori che si muoveranno per le strade della città di Salerno e poi l'immancabile staffetta di cori che ci sarà al Teatro Augusteo, ma non solo, perché quest'anno si arriva anche a Ravello. Sì, quest'anno il festival diventa ancora più ricco di novità, ci sono tantissimi cori, abbiamo ben 42 formazioni che vengono non solo dalla nostra nazione ma anche dall'estero, abbiamo anche cori che vengono dalla Bielorussia, quindi il nostro festival diventa internazionale. In più abbiamo due importantissimi corali ospiti del festival. Uno è una formazione che quest'anno è la prima volta che è successo a un coro italiano, ha vinto il premio più importante a livello mondiale come cori ed è qui il nostro ospite di questo festival, ed è il coro UT. Poi c'è anche un'altra formazione, Odecaton, anche questa professionale, quindi abbiamo l'amatorialità italiana che viene e canta e vive la nostra città, il nostro territorio, la nostra regione. Infatti oltre che su Salerno, dove saremo al Duomo, al Teatro Augusteo e in tantissimi altre località della nostra città, si va a Ravello, all'Auditorium, al Duomo, si va a Napoli nella Chiesa del Gesù Nuovo, si va a Pompei, quindi davvero c'è tutta la regione coinvolta in questa bellissima iniziativa che ha raggiunto il 7° anno di attività e che si svolge sempre a Salerno come fulcro e come cuore della manifestazione.